Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. La seconda domenica di Pasqua è proprio ci fa capire come la Pasqua continua ogni settimana proprio nel giorno di domenica, perché ci offre il racconto dopo averci detto dell'esperienza del risorto che fanno gli apostoli proprio il primo giorno della settimana, che è cioè la nostra domenica, perché per gli ebrei la settimana finisce il sabato, no? Quindi il primo giorno si chiamava al tempo il giorno del sole, ma è il primo giorno della settimana. I cristiani, noi, abbiamo cambiato il nome, che è rimasto nelle lingue anglosassoni, no? Sunday è in inglese, il giorno del sole, ma nelle lingue neolatine, quelle influenzate dalla fede cristiana, è diventato Dies Dominica, il giorno del Signore. Il primo giorno della settimana, quel giorno lì, Gesù appare agli apostoli, ma, dice il Vangelo, 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, noi diremmo una settimana dopo. Cioè da sempre, da subito, i primi cristiani hanno cominciato e continuato a riunirsi ogni 8 giorni, noi diremmo ogni 7 giorni, insomma, ogni settimana, nel primo giorno della settimana. La domenica è la festa primordiale, è la Pasqua settimanale. Guai a noi, dicevano i primi cristiani, i martiri africani, guai a noi se non possiamo celebrare la domenica, piuttosto uccideteci, dicono ai persecutori romani, ma noi senza la domenica non possiamo vivere. Fa pensare a tanti di noi che invece con tanta leggerezza, con tanta nonchalance, saltano la messa domenicale, dicono vabbè, la guardo in televisione, dico una preghiera, ci vado un altro giorno, perché è il giorno del Signore, è il giorno del risorto, è appunto l'ottavo giorno, dicevano i padri, cioè il giorno della nuova creazione. In 7 giorni la prima creazione, nella resurrezione di Gesù, tutto viene trasfigurato. Ecco, è la nuova creazione, quella che è cominciata per ciascuno di noi col giorno del battesimo. Siamo ricreati, cioè abbiamo la vita di Dio. Quant'è importante vivere questo incontro col risorto, il giorno, nel suo giorno, il giorno di domenica. E allora c'è la figura di Tommaso, l'incredulo cosiddetto, che però ci aiuta molto a credere, perché Tommaso
alla fine dice le parole più alte di tutto il Vangelo di Giovanni davanti a Gesù: mio Signore e mio Dio. La mia nonna, quando ero bambino, mi diceva che quando il sacerdote alzava l'ostia, alzava il calice, io gli dicevo: nonna, ma cosa bisogna dire? E lei mi disse: mio Signore e mio Dio. Non aveva studiato teologia, però già aveva intuito che quella era la professione di fede più alta in Gesù. E Gesù dice: perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto, come noi, e hanno creduto. Ecco, la fede è questo, è accogliere la testimonianza di chi ha visto e ha creduto e che ci trasmette questa testimonianza. E noi la accogliamo perché possiamo fare, proprio nell'assemblea domenicale, proprio ascoltando la parola e mangiando e spezzando il pane di vita, possiamo fare la stessa esperienza di Gesù risorto e vivo in mezzo a noi. Allora, buona domenica a tutti.